Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mollo941 e oggi siamo tornati su Scribblenauts su Limited. Questa volta non sbaglio, perché l'altra volta nel video precedente ho scritto siamo tornati su Scribbler io, che non c'entrava assolutamente una cippa. Ragazzuoli, allora, prima di partire con il nostro Maxwell all'avventura, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. E vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Mollo941 sia su Instagram che su Facebook, link in descrizione. Se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni, anche lì in descrizione trovate il link per poterle fare tramite PayPal. Allora, signori miei, detto questo, partiamo con il video. Allora, siamo qui nella mappa. L'altra volta abbiamo sbloccato questa zona di qua che sembrerebbe un boschetto. Ora vediamo che missioni ci sono in questa zona di qua. Per sbloccare la prossima zona ci vogliono 12 starite. Poi 16, 24, 30, 40, 50. Va bene, è una bella avventura, ragazzoli. Allora, io direi di non perdere tempo, partiamo da qui e vediamo. Grotta delle maiuscole, va bene, dai. Andiamo a vedere cosa possiamo trovare lì, raga. Benvenuta a Grotta delle maiuscole. C'è sta una strega, c'è sta un giardino, qualcuno che vuole pescare, degli zombie, un castello e medusa che vola. Ok, va bene, stiamo calmi. Vediamo un attimino qual è il problema. Sono tutte stelle? Sì, sono tutte stelle eccetto medusa. Ok, iniziamo dal primo. Aiuto, dai alla triste medusa un partner romantico affinché ci lasci tranquilli. Ok, possiamo creare oggetto. Crea oggetto, creiamo Poseidone. Ti piace Poseidone? Lo diamo a Medusa, così è tranquillo. Non gli piace Poseidone? No, non ti gusta Poseidone? Non lo vuoi Poseidone? È un bel compagno, è un compagno simpatico. Perché non ti piace Poseidone? Porca miseria, buttiamo via Poseidone, lo mettiamo a mare. Ecco, così galleggia ed è tranquillo. Ma, aiuto, dai la triste Medusa un partner romantico. Crea oggetto, Romeo. Meglio di Romeo, signori miei, Rombo, Rambo, Remo, Ragno, Robocop, Rampa, Ranzetto, no. Un compagno, principe azzurro, diamo un principe azzurro alla nostra medusa. Tiè, sei contenta ora? No, sta scappando, dove sta andando? Devi stare con Medusa, sta scappando, è il principe azzurro. Ma porca miseria, Raga, ce l'abbiamo fatta, ma che cavolo? Ora puoi utilizzare il fratello di Maxwell, Razer, come avatar. Ma di che stiamo a parlare? Totale sterite 9. Cioè, ho semplicemente scritto, gli ho dato lo stesso elemento, va bene. Lasciamo perdere. Maxwell, corri, scappa via. Questo che problemi c'ha? Ho pescato tutto il giorno, ma non c'è niente da prendere. Blocca appunti, crea oggetto. Pesce. Toh. Bel pesciolino, vediamo se gli piace così. Sì, oh, ok. Ripopolazione del lago. Maxwell, nuotiamo. Andiamo. Che sta a fare? Mi stava a colpire a me questo. L'abbiamo preso? No, sì. Ce l'abbiamo fatta. Oh, l'uomo mascherato. Che c'è che promessa? Sono troppo spaventoso per essere amato. Clea blocca appunti. Aggettivo. Bello. Sei bello, amico mio. Ok, questa era... addirittura così, il fantasma della grotta. Bello così, perfetto. Siamo riusciti a far star tranquillo pure il tizio. E possiamo salire qui sopra? Come fai a saltare, Max? No, non possiamo salire qui sopra. Torniamo indietro, allora. Ok, andiamo sopra. Castello di Sir Cancelletto. Va bene, andiamo al castello di Sir Cancelletto. Benvenuto al castello di Sir Cancelletto. Ok. Mamma mia che reggia. I draghi volanti addirittura, raga. Mi sa che ci sono un po' troppe missioni da fare in questo cancelletto. Ok, vediamo un attimino qual è il problema. Salve, buongiorno, io salto la fila, vado direttamente qui da Lancillotto. Ah, sono tutti quanti che hanno qualche problema. Aiutaci a passare senza farci sconfiggere dal cavaliere. E invece lui, dammi qualcosa per investire gli orchi. Macchina,
Dai, tieni, così li puoi investire tutti. Dai, ma era carina la macchina. Uffa, ma perché è così antipatico? Però io forse dovevo aiutare. Forse era meglio se aiutavo gli orchi. Vabbè, non fa niente. Aiutiamo il cavaliere, noi siamo buoni. Cavallo. Cavallo. Dai. Non gli piace manco questo. Ma sei un cavaliere, devi stare sul cavallo. Allora, aiutiamo gli orchi. Mi sono rotto. Aggiungi aggettivo. Gigante. Gigante. A posto. Anche lui. Aggettivo. Gigante. Top. Anche lui è gigante. E anche lui. No, Max. Devi andare sull'orco. Sull'orco. Crea aggettivo. Gigante. Gigante. Andate, ragazzi. Aiutaci a passare senza farci sconfiggere il cavaliere. Siete giganti. Blocca punti. Aggiunge aggettivo. Addormentato. A posto. Il cavaliere dorme. Il tuo contatore dei frammenti di stelle diventa rosso se uno qualsiasi dei frammenti diventa imprendibile. Resetta il livello prima di provare a recuperare dei frammenti. Ok. Ma dovrei aver recuperato quelli lì del... Ah, guarda, nemmeno riescono a passare perché li ho fatti grossi. Va bene, non fa nulla. Ah, non potete passare lo stesso. Che cos'è quello lì? Che cavolo è successo? Si stanno per scontrare in maniera brutale. Però a noi non interessa, ce ne andiamo avanti. Bella così. Ciao ragazzi, continuate voi. Salve. Che è successo qui? Che mi sono perso? Lo gnomo. Dammi qualcosa per far divertire il re. Crea oggetto. Birilli. Birillo. Sport. Riesci da grande. Far ridere è difficile, ma ci siamo riusciti. Bella così. Che è successo? Ora puoi utilizzare il fratello di Max come avatar. Perfetto. Qui abbiamo fatto tutto. Sì. Ok. Andiamo su. Su. Oh, la signorina. Questi che problemi hanno? Qui stanno ancora continuando a combattere, ma non ci riescono. Qui non c'è niente da fare, ma sicuro? Garzone. Va bene. E neanche il re e la regina vogliono fatto niente. Principe alto. Ma non mi sembra tanto alto. Però va bene. Allora torniamo indietro. Andiamo in quella direzione. Oh, qui c'è la principessa. Salve principessa. Odio questo vestito con Rukes. Dammi qualcosa di più elegante da mettere. Crea oggetto. Vestito da sera. Ah, bello così. Ti piace? Ma che fashion la nostra... Guardaroba reale, la nostra principessa. Bella così, grande principessa. Andiamo. Vai Maxwell. Andiamo qui, saliamo. Dobbiamo ricordarci di scendere giù, raga. Cosa sta succedendo qui? Ciao, dacci delle armi per eliminare gli invasori. Crea oggetto. Arco. Arco sport. Penso che lo capisca. Sì, ok. Bella così. Li abbiamo eliminati? Buono. Siamo dei grandi. Sta andando bene sto livello, raga. Non mi posso per niente lamentare. Allora, di qua possiamo andare da nessun'altra parte? Mi sa di no. Possiamo andare... Siamo caduti male. Un uovo. Fermi tutti, un uovo. Lo voglio fare. Facciamo l'uovo. Il drago orfano aiuta a crescere una... aiuta a crescere una lucertola per farla diventare il terrore del regno. Bello così. Dai. Il drago orfano inizia. Dai. Perché ci ha messi la parafiato in faccia. Quella di lì sarebbe una lucertola. Questa piccola lucertola aspira a diventare un grosso e imponente drago, ma è troppo ordinaria. Scrivi qualcosa per assegnarle dei poteri. Ok, perfetto. Allora, scriviamo qualcosa. Scrivi qualcosa per dargli dei poteri. Crea oggetto. Ali. Dico, un drago senza ali non esiste. Non ti piacciono le ali? Ma devi essere un drago, no, non gli piacciono le ali. Allora, scrivi qualcosa per dare poteri magici. Ti piace? No, non gli piace. Cosa ho fatto? È un drago di ghiaccio. Dagli qualcosa affinché abbia un potente alito di ghiaccio. Ghiaccio. Pozione ghiacciata. Pozione magica. Pozione magica ghiacciata. Gli è piaciuta la pozione magica ghiacciata? Ma che... Che stiamo a fare? È diventato ancora più grosso. E si è arrabbiato parecchio.
Hanno messo un cancello davanti alla porta. Va bene, cosa sta succedendo? L'ultima cosa. Adesso Dago, metti nella gabbia una persona in grado di opporsi a un drago che sputa ghiaccio. Ok. Cavaliere. Bello così. Gli sta bene? Lo possiamo addestrare così? No, non gli basta. No, blocca punti. Metti una persona. Devo prendere. No, stai fermo. Devi prendere il cavaliere. Svuota. Sta scappando. Dove sta andando? Dove sta andando? Blocca punti. Aggiungi aggettivo. Infuocato. Dai, è un cavaliere. Dove sta andando? Dove sta andando? Il drago? Dove sta andando il drago? Il drago? Dove sta andando il drago? Lì dentro. Ti piace? Oh, perfetto. Abbiamo fatto il cavaliere infuocato che può combattere contro il drago. L'ha ammazzato? Ma che razza di cavaliere abbiamo creato? Va bene, bella così. Pigliamoci la nostra starite e va bene così. Drago orfano completato, bella così. 10 starite, ottime, ottimo. Continua, se non sbaglio dobbiamo farne 12 per sbloccare l'altro livello, no? Sì, qui cosa succede? Lo stanno impiccando? Lo stanno impiccando male, c'è solamente la ragazzina qui, vediamo cosa vuole. Aiuta a salvare il mio amico, ma non uccidere nessuno. Ok, allora pigliamo lui, blocca punti, crea aggettivo, addormentato. Lui si addormenta e noi riusciamo a scappare. Bella cosa, che è successo? Ma che è successo? Dove sono sparite quelle? La mia starite? Ah, eccomi. Mi sembrava strano. Mi fregavano la starite, raga. Mi stanno a fregare la starite. Ok, di qua dobbiamo andarci, sì. Le pozioni magiche da Mago Merlino. Ciao Mago, posso fare qualcosa per te? Sì. Vediamo che problemi c'ha Mago Merlino. La pietra frusciata è quasi pronta, ma ho bisogno di un ingrediente noto da molto tempo. La pietra. Tieni. Così la pietra... Dai, non ci posso credere. Gli mancava la pietra filosofale a Mago Merlino. Ma stiamo a scherzare. Abbiamo completato pure Mago Merlino. A posto, ottimo. Bravo, bravo il nostro Maxwell. Scendiamo, scendiamo. Ci manca, se non sbaglio. Come facciamo a scendere di qua? Maxwell, che ci sono le altre missioni. Vediamo di completarle e di prendere l'altra starite. Ok, qui che cosa è successo? C'è qualcosa di interessante? No. Quindi dobbiamo andare in questa direzione. Ci sta uno che dorme. Tanti ladri e tante cose strane. Ok. Che problemi hai tu, zia? Dacci qualcosa per far evadere il nostro compagno. Blocca punti. Crea oggetto. Chiave. Da serratura. Tieni, zia. Ti do la chiave della serratura. È scappato. A posto. Abbiamo fatto evadere un prigioniero, però va bene. Ora puoi utilizzare il fratello di Max e Shadow come avatar. Ok, abbiamo sbloccato un bel po' di avatar. Questo sta a dormire. Riesco a mettergli blocca punti. Crea aggettivo. Sveglio. Svegliati, zio. Non vuole sapere niente. Interagisci. Ah, si è svegliato. Oh, sta piangendo. Dove sta andando? Perché piange? È scappato. Che sta facendo? Cavaliere sveglio. Vabbè, l'abbiamo svegliato, signori miei. Mi fa tanto piacere. Andiamocene, che questo è un luogo di pazzi, praticamente. Questo, c'è qualche problema? No, perfetto. Andiamocene via, che questo è un luogo di pazzi, signori miei. Bella così. Torniamo. Grotta delle maiuscole. Ok. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Questo perché sta scherzando? Sta scappando. Turista, ok, sta scappando per i fatti suoi. Vi ringrazio per i suggerimenti. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video nei prossimi giorni. Bella raga, ciao!